Ho organizzato uno scherzo ai miei amici dicendo loro che li avrei portati a giocare a un gioco molto tranquillo. In realtà si sono trovati dentro Demonologista. Ma no, ma scusa, ma io non so se veramente tranquillo. Ma non è tranquillo, è il nome che è un po' strano. In realtà non è vero. Ormai scusa, posso svelare le carte intorno. Ormai posso dire la verità, ci troviamo in un gioco pauroso dove ci sono dei demoni che noi dobbiamo trovare. Che bello! Allora, è troppo tardi per tornare indietro! Assolutamente sì, brother. Allora, vediamo subito, ragazzi. Abbiamo degli strumenti magici che possiamo utilizzare. Per esempio, questo detettatore di demoni, molto utile. Come io sono magico, quello mastro là, demonologo. Tra l'altro, non so se lo sapete, ho un'esperienza demonologista di veramente tanto tempo. Quindi dovete stare con me, voi, tra mille guanciali, all right, tranquilli. Ma io sono tranquillo. Sei quello che ha scritto la guida per sopravvivere dai demoni. Bravo, proprio io. Sì, l'ho letta quella, eh. Allora, niente di più semplice. Adesso non dobbiamo fare altro che entrare dentro la casa. Anna, cammina. C'è roba brutta qui in giro, ti prego. Allora, ecco qua. Questa è la nostra casa. Siamo stati convocati. Che casa brutta! Dal padrone di casa. Perché il padrone di casa afferma che dentro ci sia un demone. Magari non è vero. Ma c'è un padrone? Sì, sì, sì. Ce l'aveva. Ma le cose già si muovono un po' da sole. Tranquilli, secondo me va tutto bene. Allora, nostro incarico. Ma mio, non si vede un niente. Non si vede un cavolo di niente. Ma fa parte dell'horror, capito? C'è un suono strano. No, devi stare serena, serafica. Allora, non dobbiamo fare altro che scoprire, tramite questa strumentazione demoniaca, dov'è il fantasma. Lo stai già percependo, magari? Non ancora. Ma voi non sentite cose? No. Tipo passi? No. Ma siamo noi che camminiamo. Raga, sta casa è più grande di quanto comunque speravo. Comunque ci sono gli interruttori da qualche parte ogni tanto. Meglio premerli. Ma della luce? Sì, sì, della luce. Allora, se li trovate, premettili. L'ho acceso. Raga, non si vede una ciola. Niente, raga, è buio. Mi sono persa. Lion. Vado alla luce. Lion. No, raga, sono sceso nello scantinato della casa. Sono da solo. Ma sei pazzo? Raga, sono solo. Ma dove sei? Non farti prendere, eh. Raga, ho paura. Lion, dove sei? Sono sotto. Ho trovato che c'è. No, che brutto. Raga, qui sotto facevano un rituale per evocare la bestia. Qui te lo dico. No, stai scherzando, spero. Oh, bisogna investigare. Ma ci sono riusciti, dici? Non lo so. Ah, c'ho anche l'altro lettore. Questo qua è più importante perché con questo. Oddio, ma che schifo, ma il mio lettore c'è un setto. Cos'era questo rumore, Lion? Non l'hai sentito? Non ho sentito niente, ma perché mi state continuando a lasciare da solo? Ma ci siamo persi tutti, sono da solo anch'io. Ok, allora. No, io adesso sono sola. Tranquilli, allora, torniamo a... Oddio. Ok, calmiamo. Calmi! No, raga, venite su, vi prego, venite su. Allora, il mio detector... Raga. Sta suonando il telefono. Lion, vieni su. Su dove? Sono di su. Di sopra, dove, all'ingresso, dove cavolo sei? Stai, non mi mollare di nuovo. No, io sono Greco, vieni qua, vieni da me. Vieni da me. Guardate lì davanti, non ci andate. Guardate lì davanti. Si è mossa la poltrona e si è acceso il camino. Quattro volte, eh? Te lo giuro. Allora, calmatevi. Oh, il mio coso sta suonando. Il mio MF detector. Sono qui accanto. Allora dovete stare tranquilli, mi sta venendo da piangere. Allora, il mio detector è un po' strano perché ha il segnalatore di quanto è il livello di pericolosità, che al momento è 3 su 5. In più c'ha uno scarafaggio che credo sia parte della funzionalità del meccanismo. Perché funziona lo scarafaggio? Non lo so, magari muore se c'è il fantasma prima di noi, non lo so. Ah, bene. O magari vola via? Andiamo qua. Alex, vai. Aia, fermi. Oh! Ma sta a parlare! No. Oh, Dio! Sto muovendo sotto il controllo, raga. Calmi. Allora, per morire. Silenzio. Allora, adesso Alex entra nella stanza. Stai zitto! Basta! Smetti! Cosa hai visto? Mi stavi chiamando! Smettila! Vai lì dentro! Ma no, perché... Oh, controlla che non succeda nulla e poi vengo anch'io. A posto? Non succede nulla. Oh, sei sicuro? Non è che mo sguaiai. Oh, l'importante è che stiamo insieme. Ascolta, se urli un'altra volta che non c'è nulla. Ma io non urlo, calmiamoci. Non ho paura, però. Allora, non so. Sei stato? Niente, dovete stare una palla. Dovete stare tranquilli. È a 5, eh. Ma
La poltrona. Ti stai invitando a sederti. Sì, vedo. Sotto la poltrona c'è qualcosa. C'è un giocattolo. Ti repento, demone. Non so se arrepenti bene. Demone, ascoltami, venite. No! Oh, non mi mollate, eh. Io sono accanto a te. Qui dobbiamo andare. Ragazzi, demone. Io non ti temo, demone. Esci fuori, manifestati. E noi ti... Ma ce l'abbiamo un crocifisso o qualcosa per... Niente, c'era un'altra cosa nel furgone, non l'abbiamo presa. Oh, ma lì c'è un fantasma. Ma è quel... Ma che cavolo è? Ma è un tipo con lenzuola in testa. È un manichino, spero. Se sparisce è lui. Se rimane era una burla. Ci sono rumori. Possiamo tornare un attimo? Sì, possiamo tornare un attimo indietro. Cosa c'è? Basta. Ho visto l'ombra. Possiamo tornare. Torniamo un attimo a riorganizzarci. Non era di qua. Sì, torniamo a riorganizzare. Non era qui. No, ma questa è grossa. Mi batte il cuore, ragazzi. Non ti preoccupare, ci siamo noi. Siamo noi esperti. Madonna, chi è questa? No, madonna, che brutto. Dobbiamo tornare al furgone. Oh, luce. Oh, aspetta. Oh. Non mi piace la luce. Raga, vi prego, dobbiamo tornare fuori. Anna, aspetta, seguitemi okay. A me. Okay. Venite, mi vedete? Ma mi siete dietro? È una parola grossa, cioè vedere qui si vede poco e niente. Seguimi. Ti sto appresso. Lasciamo uno dentro per vedere se succede qualcosa mentre noi non ci siamo. Non mi mollate per carità. No, assolutamente. Vieni. Allora, farò io la decisione di chi rimane dentro. Vieni. Allora, è un'ardua decisione, scegli bene. È un'ardua decisione. Allora, Stregato è un mio amico. Anche no, Alex. Che bello. Oh sì, Alex, noi amici siamo. Lo conosco da prima, mi pare. Da prima. Conosco da prima Alex, quindi al sacrificio Stregato. Rimane Stregato. Esatto, giusto. No, scusa, hai bisogno di più tempo per conoscermi. No, non ho bisogno di più tempo. Ho già deciso. Ma Anna è già scappata nella tenda. Dove stai? No, sono dietro di voi, Avevamo altre utilizzamenti da poter prendere. Ma c'è un'altra torcia che nessuno ha preso. Allora, aspetta. Prima di tutto, questa strumentazione qui, che è un fantomatico sgugza, la prende Anna, che serve non so che cosa questa, non ne ho la più pallida idea. Questa invece, che è la luce UV, la lanterna UV, la prendo io, che serve per verificare dove il fantasma tocca le cose, cioè il demone. Questo qui, che non so cosa sia, Alex, lo prendi te, che non so cosa sia proprio. Ma tipo il cronometro, questo qua? No, era quest'altra scatolina magica, quella. La prendo, questo lo lascio. Ok, perfetto. Questo mi manca, amici. No, devi stare tranquillo. Non stare davanti all'entrata, devi girare un po' la casa. Io sto girando, sto scappando dalle cose che si muovono. Vorrei la scatolina magica e la radio per parlare col fantasma. Buono. Ok. Allora, possiamo vedere qui che il nostro povero Stregato, tra l'altro, sta un po' messo male come sanità mentale. Quando uno di noi arriva a zero, allora il fantasma lo attacca, il demone, e lo uccide. Quindi, Stregato, non devi arrivare a zero, ma stai tranquillo, ok? Perché non hai niente da dire. Non sono tranquillo. Hai ancora ben circa il 10%. Buono. Ma è cresciuta. Stai benone, stai proprio fresco come una rosa. Mi sono sulle orecchie. No, devi stare sereno però, perché se tu ti spaurisci così, il fantasma ha la meglio su di te, devi stare tranquillo. Non so, cosa mi sta facendo? Io non entro. Oh! Che succede? Madonna, non ho mai sentito. Oh! No, io non entro. Oh, stai bene? Guarda, non penso, pito il mio corpicino. Beh, è stato pauroso da giudicare da com'è. L'ha sculato? Voi non volete che succeda a voi, andate via. No, non possiamo andare via, siete pazzi, dobbiamo andare dentro. Io non voglio entrare. Allora dobbiamo identificare, silenzio. Ha chiuso la porta? No, tranquillo. Allora dobbiamo identificare prima di tutto dove è morto Stregato e poi dobbiamo trovare le impronte del demone. E poi ti posso guidare un po'? Sì, guidami dove sei morto, vai. Vai dritto, verso dove, bravissimo. Così, sì. E a destra. Alright. E vai sempre dritto. Ok, voi mi raccomando, occhi aperti. A destra, io ho visto una stanza con un vestito dentro. Mazza. No, ha detto sempre dritto. Sì, ho capito, Alex. E alla fine a sinistra. Mi sto scagellando la mutanda. C'ho una paura, raga, no, per favore. Ma una canzone ci può risollevare. Mi cago la mutanda, ma non mollo. Mi cago la mutanda, ma rimango qua. Eccolo qua, guardalo bello. È rimasto poverino. A terra, però impronte del fantasma, ragazzi, purtroppo qui io non ne vedo. Sto pezzente. Ma se la lasciate? Si nasconde. No, neanche su di lui, lo ha strozzato con la forza del pensiero. Niente, col pensiero. È stato terribile, non hai detto. Entra in questa stanza qui. In questa qui. Ah, questo vestitone, può essere. Aspetta. Ma le ossa appese al soffitto.
schifo. Oh, no! Sento piangere. Sento piangere. Perché tranquillo, hai toccato? No, tranquillo, non ho toccato niente. Non mi dare le colpe, eh? Non iniziamo. Cos'è stato, raga? Ride, 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 ride. La morte è vicina, ride. La morte è vicina, ride. La morte è vicina. E noi non ci facciamo mettere paura. Lion. Ti prego. Oh. Ti prego. Usa il tuo piatto, Anna. Usa il tuo piatto che fa qualcosa. E che devo fare col piatto? Io quello non so che fa col... è un disruptors che praticamente serve per Streco, che serve quella a fare? Gli dà molto fastidio. Hai secondo capito? Me lo manda via lo perché manda non via. Gli piace. Lo manda via. Brava, digli un po'. Non te ne capite. Ok, qui c'è la storia della persona che è morta dentro sta casa praticamente. Era un oltre pazzo, a me. Una pazza che vedete aveva tutti oggetti senza Dio, no? Un pochino molto demoniaci. Molto però, hai visto che erano tipo in una teca? Eh sì, sì, erano cose tipo risalenti. Guarda qua questo muro di croce, guarda che incredibile. No. Mamma no. mia, c'aveva qualche problema, qualche paura secondo me. Vorrei vedere. Metti la luce viola che si vede molto più. Vero, con quella. È più luminogena. È molto bella questa luce viola. Poi colora tutto. Ma non stiamo trovando prove che ci permettano di uccidere il fantasma. Ma questa casa è enorme, bisogna guardarla tutta. Oh, cos'è stato? Lion, cos'è? Un suono. Un suono brutto. Oi, cosa c'è? Non lo so. Anna, tieni il tuo utensile. Non ti abbracci. Allontanati. Ho acceso la luce. Che se ti deve possedere a te, ti deve possedere a te da solo. Ti avverto, quando arriva lei, lei corre. Ma la vedi che corre? Ma che senso corre? Sì. No. Bad. No, raga, no, per favore, dai, ti prego. Non mi sento pronta. Allora, tranquilli. Allora, se noi troviamo le tracce sue, cosa c'è? Oh, la possiamo possedere noi. Pallina. Hai capito? No, perché parli se sto spiegando? Scusa. Oh! L'ho traumatizzato. Cosa sei tu, l'esperto? 5 sei vita in bocca. Di lui? Oh. Così non urla più. Oh. Là, io non ho paura. Ti prego. Allora, non abbiamo trovato le impronte. Dove stanno? Magari non gli piace toccare. Stai impronte di sta festa. Oh, comunque questa chiude le porte. Beh. Costei. Oh, ma chiude le porte. Oh, vedo strano. Vedo strano. Prendere. Ma stai zitto. Ti l'ho vista anch'io una cosa. Muori, che muori. Aspetta. Si è morto. Non andare lì. Ascolta, io ho visto una cosa. Andiamo. No, non mi ricordo. Ma perché prima io? Vai, stai zitta. Ti lamento. Tu succhiati le dita, scroto. Continuate lungo il corridoio. Ok. Alla fine di questa stanza sulla puntata sinistra. Vai, basta. E questa cosa qui. Questa cosa a terra. Ah, è vero. Cos'è? Non lo so. Prova a usare. Dai, sembrano tarocchi. È un tarocco maledetto, ragazzi, incredibile. No. Un altro. Come si raccoglierà, però? Non lo so. Prendi con un oggetto, te lo butti a terra e prendi quello. No, sono morto, credo. Mi sa che mi ha preso. No, che usciamo. Oh! Ora sai cosa si prova? Anna, che c'è? Sei morta? No! E Alex? No! Sono io! E io? Ah, che schifo! Ok, prima il demone ci ha preso, ci ha abbassato i pantaloni e ci ha dato una sculacciata sonora. No! Però è malissimo! Però adesso noi invertiremo le parti. La prenderemo, la metteremo sulle ginocchia e le daremo una bella lezione. Allora, Alex, tu prenderai l'MF, quello con lo scarafaggio. Poi va bene, lo prendo io. Anna, prendi questo Victrulum Sburdulum, che è molto utile. Sono pronta con quello lì. Stregato, io cosa prendo? Prendi quella specie di bussola che dovrebbe servire per vedere le tracce del fantasma. L'ho preso, non vedo l'ora di usarla. Adesso, con grande coraggio, ragazzi, noi abbiamo paura? No. Risposta sbagliata. Cosa? Noi non abbiamo paura. Io non abbiamo paura. Tengo paura. No.
Io non tengo nessuna paura. Neanche bravo. Io ho paura. Noi siamo energici, siamo eroi. Allora, cerchiamo di trovare da subito degli oggetti del fantasma, come quello che avevamo trovato prima. Perché prima era un po' tardi quando l'abbiamo trovato, e ormai eravamo già quasi pazzi, e quindi mi ha ucciso. Ma due pure. Perché tu hai fatto proprio schifo comunque. È vero, infatti, tu ti sei fatto prendere così. Cioè, a te ti lasciano da solo. In un angolino. 5 minuti ti nascondi in un angolino e muori. Mamma mia, E cado a terra e mi approscio. Proprio non vuoi bene alla tua squadra. Sto vedendo un sacco di oggetti in giro, però mi pare che nessuno di questi sia effettivamente raccoglibile. Ma io ho visto che in giro c'erano delle candele, non è che sto cacciandole tutte. Cosa sta? Ah, una sega. La sega è una persona. Non c'è più. Ma c'è la Ouija. Dov'è la tavola Ouija? No, non farlo. Usare. Non farlo. L'ho presa. Ce l'ho in mano. Parliamone. L'ho accesa. Ecco qua. La uso. Parla col fantasma. Ok. Fantasma. Se ci sei, dammi un segno. Strato? No. Ma non è che la tavola va usata in un punto specifico della casa, magari. Non è pure. Può essere. Magari se mi aggiro con la tavola, può essere che a un certo momento il fantasma la inizia a usare, muove la planchette e ci segnala qualcosa. Sempre se vuole comunicarci, non ucciderci. Venite, eh. Oh, perché devo andare sempre avanti io, scusatemi. Ma perché tu sei il capo? Ah, se non so la sedia. Ok, tutto bene. Ancora la tavola è ferma, quindi buono, un buon segno. Voi dovete fare caso se vedete altre cose che possiamo raccogliere. Perché Alex, se ti giuro, se non ne trovi una entro 5 minuti ti mollo da solo 20 minuti. Ma qua è molto buio, Lion, molto molto buio. E noi abbiamo paura del buio? Già mai! No, non ne abbiamo paura. Noi non abbiamo paura di niente. Ancora a zero. Allora, metto la luce e l'altra luce, che così bella vedo bene. Bella questa, bravo. Ciò vuol dire che devo togliere la tavola Ouija. Magari la rimetterò dopo, in base a quello che succederà. Vedete qualche oggetto raccoglibile allora, qui? Al momento no, non c'è proprio nulla. Okay. Ma non c'è una luce, un interruttore in questa stanza? Carina la statua della signorina, Non mica tanto. Bellina, sì, bellina. Sto cercando un interruttore in modo disperato. Non andiamo di qua. Prego. Grazie. C'è una sediolina, questa. Magari c'è una traccia. Io vi giuro, al momento non ho trovato una traccia che fosse una, su una porta, su una parete. Ho guardato dappertutto. Io sto sempre usando la bussola, ma non mi indica niente. Ma a me su sto piatto non compare nulla. E la mia è sempre a zero al momento. È buono, è buon se vuol dire che l'abbiamo spaventata. Le abbiamo fatto capire chi comanda in questa casa, che adesso ci sono dei nuovi inquilini e lei non deve fare altro che fare i bagagli. Impoliamoci su di lei. Fa qualsiasi alle balle in fretta pure. Cos'è stato? Dai, ho appena acceso la luce, è già schioppata. Era un fulmine. Non era un fulmine. Sta facendo scoppiando saltare le tutte lampadine. Le luci. No, ma poi non ci vediamo più. Ok, ragazzi, allora io mi disoriento facilmente. E quindi non mi ricordo dov'è che siamo già stati e dove non siamo. Ma qua ci siamo stati, stiamo facendo il giro. Ok, ok. Oh, MF2, qua. Aspetta. Nella TV. Nella TV c'è scritto non toccare, don't touch. Tocca la TV? Tocca la te. Ma tocca la te! Tocca la TV. Toccata. Tavola Ouija? È successo qualcosa? No, non mi pare. Cioè, che c'è? Mi fa 3 qua sopra. Qua sopra. 4, 5. Qui. Aspetta. È di qua, Lion, di qua. Se ci sei, dammi un segno. E io c'ho sta tavola in mano. Ma perché non scrive? Sto portando il tagliere. Cosa c'è qua, Lion? Illumina qua. Illumino, Qualcosa? MFA5 è qua sulla scala, tipo. Cos'è? Aspetta, riprendo le mie metodologie illuminanti. Ho paura. Allora, sulla scala c'è una libreria qui, ma non mi pare di vedere niente dentro la libreria di strano, da raccoglibile. Perché l'MFA5 allora? Cerchiamo un'altra zona che non abbiamo ancora visto. Ci deve essere per forza altre porte, aspettate. Ok? Cos'è stato? Cos'era? Cos'è stato? Continuiamo senza paura. Dobbiamo. Segui me, Lion. Segui me. Che ti dico. Sento piangere, fratello, sento piangere. Vabbè, possiederà Alex adesso, no? Cioè, sicuramente. Ok, Stre, portami. Segui me, sono il primo. Ok, sei pelato come ma Alex. Ma perché dobbiamo fare ste cose? Ok, mi raccomando, dobbiamo mantenere la concentrazione al massimo. Senza nessun timore, non ci può fare nulla. Vai sempre dritto, Lion. Finché noi non ci spaventiamo. Aspetta, vuoi giocare con me? No.
Ma non siamo interessati, dillo proprio, se no non capisce. Ma io volevo giocare. Siamo detti qui molto noiosi, non ci piace giocare. Mi piaceva giocare con lei. Ma perché? Non ah, il vestito, il vestito di prima. Questo qua è creepy, parecchio. Creepissimo. E guardate qua, una testa di montone. Che schifo. Mozzata. Ma che riti strani facevano? È pieno di strane sostanze, di ampolle. E questa era ma una matta. Ma che posto è? Questa era una matta da poco. Questo non c'è niente da raccogliere però. Questo è un libro maledetto. E la stanza accanto? Vediamo. Questa di fronte. Oh! È stato? Ha riso di brutto. Ha riso e ha fatto saltare la luce. È stato molto inquietante. Ride per non piangere, fidati. Ah, luce. Guardate, bellissimo. Vabbè, allora qua era messa un po' male. Mi ricordo che noi in questa zona prima avevamo trovato quell'altro libro. Però non lo stiamo trovando più. Dove era quell'altro libro, fratelli? Ma prima non c'era la tavola Ouija però. È vero, mi sa che sono casuali le cose che puoi trovare. Magari noi, con la nostra tavola Ouija, possiamo già catturare il fantasma. Ma non è che si può attivare in qualche modo? Tipo che la appoggi a terra e la usiamo tutti insieme? Eri qui nella stanza? Eh no, fratello, perché io ci sto provando. Prova a lasciarla a terra, vediamo se si accende. No. No. Riprendila. No. La posso solo prendere. Non è che voi potete tipo interagire con me e insieme la usiamo? No, non possiamo. Niente. E allora deve essere il fantasma a muoverla. E non lo sta facendo. Ma forse perché tipo noi siamo tutti insieme. Infatti non si è mai fatta vedere. È vero, ha paura del gruppo. Allora dobbiamo fare così. Lasceremo Alex chiuso dentro. No. In modo da vedere. Ouija. No, anche senza. Dov'è l'uscita? La tavola. Qua devi andare dritto. Seguimi. Allora, mi segui, Alex, sono la sei donna carico? Sei carico sì, tu, sì. Allora, carico, devi, qua devi performare il tuo momento, Solo tu, da solo con crediamo il fantasma. Demone. Ok, sei pronto? Ok, rimango qua. Non ti sento amici. Molto pronto. Ti sento scagazzato e basta. No, sono pronto. Ok, allora tutti fuori tranne Alex. Vedi di farti un bel giro, Dai, ho sentito muoversi nell'altra stanza. Vado ad indagare. Io sono coraggioso. Io sì, sono Alex. Tranquillo, fai le tue avventure tu. Raga, dobbiamo capire come catturare questo fantasma. Cioè, non bisogna fare qualcosa. Non abbiamo altro. Ancora prove, com'è possibile? Vado un attimo a controllare nella nostra bottega. C'era un altro oggetto. Perché secondo me ci manca quella cosa finale. Ma sai che io ho capito? Me l'ho sfagato! Sì, tranquillo, tranquillo, va tutto bene. Tranquillo tu, non ti preoccupare di nulla. Secondo me noi sì, tu stai sereno. Non dobbiamo fare altro che identificare il tipo di demone con cui abbiamo a che fare. Se noi lo identifichiamo, come su Fasmofobia, no? Se noi lo identifichiamo, guarda, infatti, vedi, c'è scritto qua: ma rilevare il tipo. Comportamento. Noi lo sappiamo, è facile. Allora, l'hai identificato? Dice di usare gli strumenti per identificare il tipo di fantasma. E aprite la tavoletta per selezionarlo. La tavoletta quale, però, non la tavoletta Ouija. Premi il tasto J. Con la J, infatti. Ah, vedi. Infatti. Ma sono un casino anche qui, però, Guarda qua. Allora, a noi ci è arrivato il livello 5. Sì, è vero, l'ho ho visto. Capito, io quindi 5. È esattamente come il simile Fasmofobia, solo che qui c'hai i demoni, in realtà poi sono sempre fantasmi. Quindi, noi dobbiamo, in base a quello che è successo, dalle prove, no? Perché vedete, abbiamo le prove, noi dobbiamo capire qual è. Per esempio, iniziamo dall'inizio. Allora, il primo, risponde alla scatola degli spiriti, non abbiamo provato. Disegna sulla tela e il cavalletto, non abbiamo provato. Non abbiamo mai visto, non manco. Non abbiamo provato niente, raga. Non ce l'abbiamo. Però il livello 5 ce l'abbiamo, sì. Le impronte digitali tu non le hai non viste. Ce n'erano. Non ce n'erano. Quindi il nostro fantasma. E poi sul mio piatto non è mai comparsa. Quindi il nostro fantasma fa il CEM di livello 5 e non fa le macchie, perché non abbiamo visto macchie. Quindi le macchie non ci sono per forza. Possiamo secondo me fantasmi allora. Tu stai no, sereno, secondo eh? Me è uno yokai. Ok, allora yokai, livello 5, risponde alla scatola di visita e disegna sulla tela a cavalletto. Secondo me noi dobbiamo trovare questa tela a cavalletto e dobbiamo vedere se ci disegna sopra. Andiamo, portiamola dentro, facciamolo subito. È qua la tela a cavalletto, non l'avevo vista prima. Portiamola. Alex, allora, corri, dai, stiamo venendo con la tela a cavalletto, ok? Dobbiamo metterla per terra. Vedere che ci disegni. Tu rimani con il fantasma, ma stai fermo. Cosa stava facendo? Faceva un fischiettino tipo ti metteva ansia. Vieni qua. Ok, allora eccomi. Dove secondo la mettiamo? Me l'ha portata nella stanza quella col quadro. No, no, qua Lion, fidati. Ok, allora. E dove è la più attiva? Che c'è l'MFA5. L'ho messa, eh. Allora, voglio scrivere. Disegna sulla tela. Disegna sulla tela. Noi il disegno. Disegna sulla tela.
Paint! 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 Ma stai mettendo una tu! Fatti! Ma non disegna! Sta zozza! Oh! Allora gliela metto meglio, magari. Non è artistica, magari. Oh! Ale. Lion? Che c'è? Cosa c'è? F5? Stai sereno, devi stare serafico. Io sento passi, nessuno di noi sta camminando. Ok, aspetta. Dov'è la mia luce viola? Non ho più la luce viola, vabbè. Come non ce l'hai più? Non fa niente, ci arrangiamo. Vedo lo stesso. Disegna sulla tela, mannaggia che te vivo. Disegna sulla tela. Non ci disegna, non raga. Disegna, non disegna. Ma allora, okay, un'idea, deve un'idea. Da solo. Lasciamo stregatto da solo col fantasma e no, la tela. Ma perché io sto già avendo le visioni, non so cosa. Ok, scappiamo, raga, scappiamo. Lasciamo stregatto da solo. Ok, rimani con la tela, devi rimanere con la tela. Sono accanto alla tela. Bravo. Allora, adesso, tecnicamente, se il fantasma è il tipo che disegna sulla tela, dovrebbe disegnare sulla tela. Stre, dici di disegnare sulla tela. Allora, ha disegnato? Non sta facendo niente, ma muove tutto. Ah, sta piruettando qualsiasi oggetto a casa Me. È palese che non disegna sulla tela. Esci e io direi che possiamo concludere la nostra investigazione qui. Sì, concludiamo immediatamente. Allora, andiamo. Sappiamo che ha fatto il livello 5, che non ha fatto impronte digitali, che non disegna sulla tela, che non c'è temperatura di congelamento perché il nostro respiro non diventava vapore, che non c'erano macchie di ectoplasma perché non le abbiamo viste. Quindi l'unico mostro che rimane dovrebbe essere il Boogie. Adesso sconfermo la selezione di questo mostro. Sì, confermiamo il Boogie. Ok, andiamocene. Dai, che abbiamo vinto. E adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare al furgone, immagino. Torniamo al furgone. Torniamo al furgone. Fidatevi, abbiamo fatto il nostro mestiere. Adesso noi cosa facciamo? Torniamo dalla padrona di casa, ci diciamo: abbiamo capito che fantasma è un Boogie e basta. E ce ne andiamo. Lascia via. Lascia la casa, bruciala e vattene via. Ok, allora come si. Non c'è il motore su questa tenda. Il quinto dallo schermo qui. Ah, alright. Allora, obiettivi opzionali: scattare una foto, non abbiamo portato macchina fotografica. Trovare la sagoma umana seduta, non abbiamo il bicchiere ectoplasma, quindi non possiamo fare. Fare in modo che il fantasma spenga la candela, non abbiamo neanche l'accendino. Siamo proprio messi male, ragazzi, noi, Però c'erano candele, ma non le ha spente. Urca, abbiamo un problema. Il passaggio finale. Allora, bisogna trovare 5 dita? No, bisogna fare tutti e tre gli obiettivi opzionali per poter esorcizzare il demone. Oh no, ma stiamo scherzando, voglio andare via. Ma è impossibile. Andiamocene via da qua, per favore, usciamo dalla parte di qua, dal giardino. Cioè, noi dobbiamo trovare 5 dita. Ma di dove cazzo? 5 dita, dice? Ma chi le ha viste? Per esorcizzare il fantasma, trovare le 5 dita mancanti di Arian Carter, che sarà il nome del demone forse, e collocarle nell'area del rituale del seminterrato, dove c'erano quei vasi bianchi. Ah sì, esatto, ma chi le ha mai viste ste dita, scusa? Io so già che se rientriamo ci ammazza, esatto, ma di brutto ci sura, altro che dipingere. Dai, cammina, non farlo. Dai, dobbiamo trovare 5 dita, ragazzi, 5 dita. La morte è vicina, la morte 5 è sempre dita. Vicina così. Bisogna trovare 5 dita. Quante vuoi che siano 5 dita? Sono solo 5 dita. Sono 5. Saremo molto veloci a trovarle. Saremo in men che non voi direte, ma Lion, abbiamo già finito? Io vi dirò sì, ecco qua, abbiamo trovato le 5 dita. Dov'è la prima dita? E adesso ce ne andiamo a casina nostra. Solo 5, dividiamoci, no. Dividiamoci, no. Perché sì, perché così troviamo le dita e troviamo più facilmente. Questi cassetti che fanno ciucciare e squacca. Ma ha dipinto. Ha dipinto. Ma come l'ha fatto mettere a gamba? È uno yokai, raga, è uno yokai. E ho capito, ma tanto se non riusciamo a esorcizzarlo, se provavamo a esorcizzarlo col nome di fantasma sbagliato ci uccideva. Quindi meno male che abbiamo potuto. Non possiamo più correggere però. Quindi ormai abbiamo. No, abbiamo trovato quello giusto. Anna che morire qua dentro. Anna è una maialaccia. Ha fatto le cose per conto suo senza seguire. Io ve l'ho detto. Che schifo. No, adesso ti chiudo dentro casa da sola. Visto che sei tanto esperta. No, no. Col fantasma. Col fantasma a morire. No, no, ti prego. Trova tu le dita adesso, tu. Visto che sei così brava, cerca le dita. Cerca le dita, vai. Le cerco, sto cercando le dita. Raga, ma secondo voi quanto sono grandi queste dita? Cioè, ma sono delle dita, sono delle grandezze di un dito. Ma ci sono le dita? Dove sono le dita? Io sto guardando bene a terra, ma non c'è niente. Forse bisogna fare prima gli obiettivi opzionali. Ma se sono opzionali non li devi fare. Ma non forza. Sono opzionali in realtà. Perché sennò non lo sblocchi proprio l'altro. Ma come li fai gli obiettivi opzionali se io non c'ho i soldi per comprare quello che mi serve? Porco porca, l'avete vista? Cosa sono? Lei è viva. Viva sì. Viva sì. Possiamo andare via? Basta guardarla. Non vuole essere disturbata.
andata. Le dita, se lo vuole tenere lei, possiamo andare via di prima. Vabbè, secondo me sì. Siamo stati bravi. Secondo me sì, cioè. L'hai visto? È abbastanza. Però no? Alex Estreno. No, no, sono qui. Dai, dai, cammina. Oh, addentrati. Insegno a dipingere con le dita. Ecco, vai, vai, dipingete. Addio, con le dita. Amico. Allora, ragazzi, le mie, direi che per questa volta abbiamo una bella sconfitta da portarci in sacoccia. Però siamo riusciti a farla dipingere. Secondo me, già questa è una piccola vittoria, non nelle nostre tasche. Siamo riusciti a fare qualcosa. Stiamo anche bene, vittoria. Ragazzi. Comunque, di sanità mentale eravamo anche ancora a posto. Infatti, è per quello e che non ci ucciso. È morto. Perché non abbiamo visto cose orribili noi, Molto bene. Allora, ragazzi, io direi che per questa volta ce ne possiamo andare a casa con serenità, io e Anna. Quindi fateci sapere se volete vedere altri video su altri giochi cooperativi paurosi che ci piacciono molto. E Lion out! Ciao!